Ora vi racconto una bella fiaba. Tanto tempo fa, in una piccola casina di campagna, al confine con il grande bosco di Macchia Cesata, viveva una dolce ragazza alla quale tutti volevano bene. Un giorno la nonna regalò alla nipotina un bellissimo mantello rosso con cappuccio. La ragazza non smise più di indossarlo e da quel giorno divenne per tutti Cappuccetto Rosso. Il bosco era conosciuto per la sua pericolosità in quanto abitato da animali selvatici di ogni specie ed era attraversato dal fosso della vipera, così chiamato perché ai bordi delle sue acque era solito cacciare un grosso serpente. Un giorno, mentre Cappuccetto Rosso era in camera sua, sua madre la chiamò e le disse di portare alcune cose alla nonna. Mary! Porta queste cose alla nonna e mi raccomando non passare dal bosco. Va bene, madre. Non passare dal bosco. La ragazza, una volta lasciata la casa la tia, si incamminò lungo il sentiero ripensando ai consigli della madre. Ma al momento della scelta, visto l'imbrunire ormai imminente e il pensiero della nonna che l'attendeva, decise di prendere la via più breve. Così il lupo attaccò il cacciatore facendolo cadere e lo sbranò, salvando Cappuccetto Rosso. L'uomo aveva delle bruttissime intenzioni, ma il coraggio della ragazza e il senso di protezione dell'animale gli impedirono di compierle. Cappuccetto Rosso, dopo aver sistemato il cesto, richiamò l'attenzione dell'animale e si avviò di nuovo verso casa della nonna. Il lupo la scortò fino a pochi passi da casa, ma poi, vedendo il nonno ad attenderla, si fermò e la lasciò proseguire da sola, sana e salva.